Buonasera a tutti amici di Formula Italian Team, oggi siamo qui per assistere alla terza prova del FIT Turbo Sound Championship nel circuito di Monte Carlo. Mi presento, io sono Vince Nicolas e qui con me c'è Macia. Buonasera, buonasera. Oggi si corre con la BMW 2002 Turbo, è una pista molto insidiosa. Veramente molto difficili. I piloti si sono lamentati più o meno tutta la settimana delle varie difficoltà che ci sono qui a Monte Carlo, pista molto stretta che mette a dura prova i piloti, essendo piena di curve molto strette e tornanti a bassa velocità. Faccio un breve recap della classifica, che vede primo Snake, seguito da Samp, Tex, Cree, Feck, Kaiser, CTR, Mr. Krive, Krinikov e Luca, che sono i primi 10, mentre la classifica a squadre vede prima il team Villeneuve, formato da Snake, Cree, Chris e CTR, e hanno in questa gara la livrea oro. Mentre al secondo posto troviamo il team Senna con Tex, Krinikov, Luca e Krive, e hanno la livrea gialla. Mentre il terzo team è quello Nuvolari con Kaiser, Samp, Totò e Marcolino, che hanno la livrea, se non mi sbaglio, arancione. Mentre il quarto team e ultimo è quello Schumacher con Feck, Kuntra, Dapp ed Evo, e hanno la livrea bianca. Passerei quindi a spiegare quello che è il format delle qualifiche. Faccio parlare te, Macia. Sì, ben detto Vince. Allora, in questo campionato si è scelto di avere una Q1 e una Q2. Questo vuol dire che allo start tutti i 16 piloti escono in pista e per i primi 10 minuti cercano di fare del loro meglio per insomma, far stampare il miglior tempo. Allo scadere del decimo minuto tutti i piloti devono rientrare assolutamente pena squalifica. Non è permesso completare il giro. Da lì, dalla classifica che allo scadere del decimo minuto si è creata, i primi 8 piloti, quando il timer segnerà 9 minuti e 30 alla fine delle qualifiche, potranno riscendere in pista e da lì si determinerà la pole. Niente, Dio, è un format nuovo, ben studiato secondo me, perché dà la possibilità ai migliori 8 della serata di potersi esprimere ancora in una maniera ancora migliore, visto insomma, le poche macchine che poi ci sono nel circuito. Circuito che ricordiamo è il circuito di Monte Carlo, il circuito cittadino, credo, più famoso al mondo, direi, no, Vince? Sì, certo. Poi fare 10 minuti qui in una Q1 che crea abbastanza tensione ed ansia, sbagliare qui significa proprio la fine. Altre insidie sono le penalità, che sono Oh, accidenti, particolarmente. abbiamo visto in diretta un tamponamento che non ho capito di chi, ai danni del povero Tex che stava cercando di fare del suo meglio. Sì, purtroppo si è trovato sbattuto a muro lì e ha Purtroppo. perso il giro. Sì, Ecco, come da. dicevo, qui l'errore costa molto caro perché questo comporta una perdita di tempo molto grande e si rischia di trovare poi del traffico che non ti permette poi di concludere il giro al meglio. Ecco, adesso mancano soltanto 5 minuti e mezzo già, e ancora abbiamo 5-6 piloti con un tempo. Devono stare anche attenti alle penalità, che in fondo alla chicane e alle piscine sono abbastanza, ecco, insidiose e difficili da evitare. Ecco, quando si va al limite può anche succedere questo. È vero, vero, qua veramente un circuito che mette a dura prova l'abilità dei piloti e che bisogna trovare il giusto compromesso per
tra il rischio e l'abilità. Qua il circuito non fa sconti a nessuno. Sicuramente anche la storia ce lo racconta una storia di un circuito in cui si sono viste delle imprese memorabili, quali, tanto per citarne una, diciamo la gara che rese Senna famoso in tutto il mondo, quando sotto un diluvio nella gara dell'84 un sconosciuto Senna sulla sua Toleman iniziò una furiosa rimonta che quasi quasi c'è, cioè, su Alain Prost, che non si completò solo perché bloccarono la gara, altrimenti insomma avrebbe vinto sicuramente. Per poi ricordare anche le fasi drammatiche, per citarne giusto due, diciamo una mortale del 67, quando il povero Lorenzo Bandini morì in seguito alle ustioni riportate in un incidente nella zona del Porto, come lo stesso Ascari del 55 con la sua Alfa, quando nello stesso punto dove fece l'incidente Baldini, cioè farà l'incidente Baldini, volò addirittura in acqua. Lui fu più fortunato, per dire la verità, perché ne uscì illeso quasi. Però insomma è un circuito, come detto, che non fa sconti a nessuno. Sì. Ma adesso possiamo, quante siamo? Mancano 3 minuti alla fine della Q1 e qua già i tempi sono interessanti. Vediamo un 56 e 2, Sì. penso di Test Snake. Diciamo Uno che questi già sicuramente sono tempi accreditato. molto, molto vicini alla pole, soprattutto quello di Snake. Poi anche Feck e Cree sono lì. Sicuramente credo che riusciranno a migliorare i loro tempi, magari in previsione della Q2 si sta tenendo qualcosa per poi passare al momento saliente e dare il tutto per tutto. Vedo invece Certo. ancora molti piloti senza tempo, come Sì, Sump, molti piloti direi Kaiser. anche di un certo valore, come Sì. dicevi tu giustamente, un Sump, un F1 Kaiser, insomma sono quelli che ci si aspetta di vedere sempre nelle parti alte della classifica, che però stasera dimostra a riprova che il circuito e la macchina mette a dura prova i piloti, stasera faticano un po' più del previsto. Sì, certo. Poi durante la settimana i piloti li ho visti molto, diciamo, molto attenti e concentrati, ma purtroppo spesso cadono, incappano in quell'errore che poi, purtroppo pregiudica tutto quello che è il lavoro fatto nei giorni precedenti. Questo magari forse li fa stare anche più attenti in qualifica, cercano di osare di meno, ed è per questo che magari i tempi non sono ancora al massimo. Sì, ben detto, ben detto. Sicuramente c'è questa componente che fa sì che adesso l'unico obiettivo è entrare nei primi otto, soprattutto per i top driver. Poi dopo la fase 2 delle qualifiche sarà una cosa un po' più leggera, diciamo, dove ti puoi permettere anche un errore in più che non nella fase della Q1. Sì. Però vediamo adesso Kaiser che sta chiudendo il suo giro, vediamo se Kaiser è passato con nono, nono, 58 e Kaiser nono, 6, quindi non ce la fa. passiamo a Sam, vediamo Sam dove chiude, come chiude. Niente, neanche lui non entra nella top 8, quindi abbiamo i primi Nei primi, nelle prime 8 posizioni, Test Snake Sniper, Feck, Toto Spakesci, Cree, Tex, Kuntra, Crinico e CTR. Dai, ci sono già la serata ci offre già dei colpi di scena, con l'esclusione di Sam e Kaiser. Sì,
Veramente questo testimonia ancora di più il fatto che non è assolutamente un circuito facile, magari le prove durante la settimana fanno in modo di poter limare e togliere eventuali errori che poi possono presentarsi in qualifica, e ne sono testimoni Feck, The Snake Sniper anche, che hanno girato molto durante tutta la settimana e che vediamo, ecco, tra i primi posti in classifica. Sì, sicuramente il duro lavoro che si svolge durante la settimana poi ripaga sempre nella serata della gara. È una regola che purtroppo non si può eludere. Solo chi durante la settimana riesce ad avere una costanza nelle prove, poi dopo può pensare poi di concretizzare nella serata. Vediamo perché questa sera, insomma, ci offrirà un sacco di momenti entusiasmanti. Sì, sarà sicuramente ricca di colpi di scena Certo. questa gara. Adesso sono scesi tutti i migliori 8 per provare Sì, l'assalto alla io, se pole. a te va bene, guarderei il primo giro degli Snake in quanto artefici della pole provvisoria Certo. e poi cercheremo di seguire mano a mano tutti gli altri, cercando di dare a tutti il giusto tempo e visibilità, perché ripeto, qua i primi 8 piloti sono di altissimo livello, senza togliere niente agli altri 8 che sono rimasti fuori dalla Q2. Sì, parlando un po' della macchina, allora è una BMW 2002 Turbo, come dicevo prima, da 170 cavalli, trazione posteriore, e questo dice molto sul fatto che sbanda molto in accelerazione, ma è una macchina che dà anche le sue noie in frenata. Non è molto facile riuscire ad azzeccare, diciamo, l'ingresso in curva. In questa pista rende tutto molto più difficile, essendoci tante curve in cui conta la trazione, le gomme ne risentono, e magari in qualifica forse c'è un po' meno di rischio, ma già in gara dovremmo vedere delle situazioni un po' più difficili nella gestione delle gomme. Sì, vero, vero. E quanto anche a me hanno riportato durante la settimana i vari piloti. Per continuare poi sul discorso della macchina, ti volevo ricordare che la BMW 2002 è stata presentata, diciamo, nel Salone di Francoforte del 72, per poi essere messa in produzione tra il 73 e il 74. E quella volta, alla sua uscita, la macchina fece scalpore, oltre per le caratteristiche tecniche proprie della macchina, anche perché veniva presentata una macchina così potente nel bel mezzo della prima crisi petrolifera dell'era, per chi ha qualche anno se lo ricorderà. E quindi purtroppo venne ritirata quasi subito dal mercato. Infatti ci furono solo 1672 esemplari al mondo costruiti. Poi, come hai detto tu, da subito il rapporto peso-potenza 1350 kg per 170 cavalli ne fece una macchina che dire che era un cavallo imbizzarrito è poco. Si dimostrò subito una cosa per veri piloti, anche non il pilota della domenica, ecco. Cioè, ricordiamo che non c'era nessun tipo di aiuto a quell'epoca, quindi si doveva proprio domare la belva solo con le proprie abilità. Sì, molto, molto difficile, nonostante sia una macchina che non raggiunga delle velocità esorbitanti, ma già
dalle prime due marce, diciamo, si inizia a capire quanto sia cattiva questa macchina. Adesso vediamo che ancora nessuno Siamo si è passati su migliorato. Fag. Mi sembra che Snake nel suo primo giro non si è migliorato. Adesso vediamo, neanche Fag, credo. Adesso sta lanciando sul suo secondo tentativo. Per il momento miglioramenti non ci sono stati. Probabile che ancora nel primo giro lanciato le gomme non siano ancora del tutto in temperatura e c'è bisogno ancora di quel giro in più per scaldare le gomme. Questa pista ha bisogno di traiettorie molto, molto particolari. Io ho avuto il piacere di provare, beh, piacere si fa per dire perché ad un certo punto se non si ha tanta dimestichezza con la macchina diviene proprio quasi il nervoso, ecco. Però bisogna fare delle traiettorie molto molto particolari, per esempio qui al tabaccaio si è quasi proprio sul filo del rasoio ogni volta che si passa, diciamo è quasi un terno all'otto perché si passa tra i due muri in un attimo ad una velocità abbastanza alta. E poi ho notato che la curva più difficile per me è stata quella del tornantino dove non bisogna appoggiarsi più di tanto al cordolo perché la macchina potrebbe alzarsi e non girare più e quindi si perdono all'incirca 7-8 decimi. Questo non fa bene appunto alle qualifiche, ma neanche in gara, ecco. Ok, bene. Sì, vedo che Fek anche lui ancora non si migliora, ma vediamo anche dietro, magari andiamo a recuperare un Cree, un altro pretendente, insomma, alla vittoria serata. Qui secondo me sente molto la pressione di questa gara perché in settimana ci ha abituato a tempi molto migliori, forse non riesce a trovare la concentrazione giusta. È vero anche che trovare il giro qui è molto difficile, mettere insieme tutto non è per niente facile, ogni curva qui va fatta a regola d'arte. Non bisogna sbagliare nulla e non è facile. Vero, vero, però Cree ci è anche abituato spesso al colpo di coda che lo porta sempre nelle parti alte della griglia. Vediamo dove si. Niente, neanche Niente, lui. neanche lui si Mi sa migliora. che nessuno si sta migliorando. Vediamo anche il Vontex. Credo che davanti a lui. Leggera toccatina con il muro qui. Non lo so se questo qua fa sì che poi gli vengono annullati i tempi. Non Vorrei dovrebbe capirlo da qua. perché essendo una Vediamo. toccatina abbastanza leggera non dovrebbe perdere il giro, ecco. E Tex al secondo posto. Finalmente la griglia si sta muovendo. Vediamo, andiamo su Totò adesso. Vediamo, Totò sta proprio arrivando al traguardo. Niente, Non si migliora. rimane in quarta posizione. Andiamo a trovare il Kunt, niente, il Kuntra ai box. Vediamo Crinico. Tex Ecco, che Crinico riesce è a alla. beffare Fek per soli 24 millesimi. Questo può essere un buon colpo per Tex, perché poi dopo qua, come hai detto tu, tra la conformazione del circuito, bisogna prestare attenzione a come si usano le gomme, tutto non è facile poi sopravanzare il diretto avversario, quindi sa che Tex ha fatto un bel colpaccio col secondo posto. Sì, si assicura una buona posizione poi per la gara, contando che poi riesca a mantenere un bel passo. Errore di Crinico, mi sa che ha perso l'occasione, infatti rientra ai Sì, box. rientra Vediamo ai anche box. CTR,
a muro, ai box, quindi abbiamo solo Abbandonano solo Totò Feck. là, Feck e Crinico che però è Crinico fermo, rimasto quindi andiamo a fermo. seguire Feck nel suo ultimo Circa l'ultimo tentativo. tentativo disperato qui. No, mi sa che l'ha Niente, abortito neanche anche lui. lui. Niente. Dai, Intanto Kaiser Beef Kaiser sconnesso. e Sampan che mi sembra di aver Sampa mi visto. diceva che era entrato, però non so se ce la fa Ah, ok. per la gara. Accidenti, è un ulteriore colpo di scena in questa serata Allora, per il vediamo un po' la Kaiser. classifica. Primo Snake, poi Tex, Feck, Totò, Cree, CTR, Krinikov, Kuntra, Luca, Samp. E poi magari scende un pochino sulla classifica. Così Aspetta vediamo. che Ah, niente, ecco. vabbè. Vabbè, gli altri sono Kaiser, che a quanto pare è disconnesso, però non si No, sa. lo vedo in griglia, Ah, però ok. Poi Mr. all'undicesimo Krive, posto. Chris, Evo, Marco e Lino Dapp. e Dap. Bene. Beh, diciamo che Pronti? adesso Snake e Tex partono in una posizione molto molto vantaggiosa. Molto privilegiata, sì. Questa è una pista che non favorisce il sorpasso e queste macchine lo favoriscono ancora di meno, quindi i piloti si dovranno ingegnare in qualche modo per cercare di migliorare la propria posizione. Magari la partenza sarà il momento clou della gara che deciderà gran parte poi del risultato finale. Eh sì, eccoci qua. Io credo che adesso la sincronizzazione, quindi fra un po' i semafori si spegneranno. 2, 3. Via, partiti, partiti. Sembra che siano partiti abbastanza ordinati. Feck cerca subito di insidiare Tex in curva 1, si mette all'interno e ce la fa. Buon colpo di Feck che poi magari perde un pochino il posteriore lì, però riesce a stare davanti a Feck e a Tex, scusate. Poi c'è Totò Sì, subito poi dietro, dietro. molto vicino a Tex. E c'è una lotta a due tra Cree e CTR, compagni dello stesso team. Poi Sì. subito dietro Kuntra, Samp, Krinikov, Kaiser, che a quanto pare è in stanza, Luca, 67F1, Evo, Mr. Krive, Dapp, Chris e Marcolino. Partenza Sì. abbastanza regolare, insomma. Ah, direi perfetta, dai, considerando le macchine, insomma, e anche la difficoltà di curva 1, non si poteva sperare di meglio. Adesso tutto è nelle mani dei singoli piloti. Sì, i piloti sono stati abbastanza cauti, diciamo, non hanno voluto rovinare da subito la propria gara. Vediamo adesso cosa riusciranno a fare quei due lì davanti che in questo campionato si sono sempre rivaleggiati con molta frequenza, insomma, anche durante la settimana si sono sempre trovati a battagliare Si guardano, insieme. si Sì. guardano, Sì, si studiano, si studiano. Io credo che adesso ci sarà un primo periodo di studio per tutti quanti, perché come detto le gomme qua, se le bruci già dall'inizio, poi dopo paghi nel corso della gara. Quindi secondo me ci sarà comunque. Ah, attenzione, intanto mi sa che Fek ha già già preso preso una piccola penalità. penalità. Andiamo a vedere, 2 secondi. Ah, è un'altra cosa che sarà Probabilmente ha preso determinante, le penalità la penalità. chicane in Nel fondo al taglio di. tunnel. Ah, dici, io pensavo proprio. Sì, vero, perché se l'avesse presa alla partenza gli sarebbe stata data molto prima. Aspetta, tanto Totò su Tex si fa insidioso. Però vedi, nessuno osa affondare un colpo veramente, È perché troppo difficile, qua. troppo rischioso più che altro provare una mossa, Attenzione, Peck. provare un sorpasso. Sono tutti lì vicini a cercare di sbagliare il meno possibile e poi sperare nell'errore altrui, ecco. Vediamo se da questa vista
possiamo avere una panoramica un po' più ampia. Sì, magari si riesce a capire forse qualcosina in più. Tanto Totò è uscito male Sì, dal vero. tunnel e adesso viene attaccata da Cree. In fondo l'ha staccata, tiene all'interno Vediamo, Totò, ce la vediamo. fa. Bravi, Ce la fa, bravi bravi tutti e tutti e due, due. bravi, bravissimi. Molto puliti, ma Anche adesso si intelligenti fa perché GTR, si fa effettivamente. sotto a Cree. Però purtroppo Sì, essendo non può compagni di provare. squadra, credo che cercherà, terranno un po' il Leggera toccatina da sangue. parte di Cree al muro lì, alla Massenet. Qui io fossi Snake, cercherei di tenere dietro Fek il più possibile, magari anche con un passo al di sotto di quello che può fare, tanto le occasioni di sorpasso non sono molto favorevoli, insomma, Fek deve fare Andiamo subito davvero. a gustarci un giro dall'abitacolo di Fekka alla caccia di Snake. Sì, ma hai ragione anch'io, però sai, è difficile fare questi ragionamenti nel momento che sei lì davanti e hai uno come Fekka dietro, perché è un pilota bravo, veloce, con esperienza e può e non gli devi concedere niente, ecco. Quindi non è, diciamo che per il momento quello messo meglio è Fek, che sta dietro, controlla la situazione, vede dove il suo rivale, diretto rivale, sia di gara che di classifica, si avvantaggia o perde, quindi può durante il decorso della gara, studiarlo e quindi capire dove portare l'attacco o meno. Quindi per il momento vedo Fek messo bene per il proseguo della gara. Tanto stanno proprio loro due, stanno creando un piccolo vantaggio su Tex di circa un secondo. Molto probabilmente possono anche riuscire a scappare, dipende poi dalle situazioni. Se non si danno fastidio, possono riuscire a fare una gara abbastanza in tranquillità. Però Certo, Tex certo. sicuramente non sarà da meno e proverà a prenderli di qui a breve. Eh sì, perché anche Tex alla pari di Fek, anche lui può guadagnare da questo duello, perché può anche lui, con strada relativamente libera, fare le sue traiettorie, non stressare le gomme, quindi studiare gli avversari davanti. Quindi, insomma, anche per Tex, insomma, per il momento la gara ha il semaforo verde, ecco. Sì, diciamo che è ancora molto presto per parlare Sì, di varie strategie, la gara è lunghissima. lunghissima, è impegnativa, penso proprio da 1 a 10, credo grado 9. Sì. Già, diciamo, verso il quarto o quinto giro si possono iniziare a vedere delle prime difficoltà legate proprio al grip della macchina. Se le gomme sono state usate troppo nei primi giri, ci possono essere dei surriscaldamenti che portano a pattinare la gomma in un modo abbastanza brutto per i piloti. Non fa piacere sentire la macchina che scivola un po' da tutte le parti, però fa parte un po' della gestione della gara, ecco. Eh sì, immagino che sia veramente per i piloti uno sforzo fisico e mentale questa sera degno di nota. Aver sotto controllo la gara e in più cercare di domare questa macchina ostica deve essere veramente
richiede veramente uno sforzo fisico e mentale degno di nota. Sì, diciamo che l'obiettivo primario dei piloti è quello di rimanere in pista senza fare alcun tipo di errore. Come detto prima, sperare in un errore altrui, ecco, per poter sopravanzare. Intanto vedo che anche Kuntra e Crinico hanno preso penalità. Eh sì. Attenzione, vediamo Fek che fa una leggera azione di disturbo nei confronti di Snake. Anche Attenzione, attenzione a Dex si Tex. mette all'interno, Fek lascia lo spazio, adesso è dura però per Tex, leggera Attenzione. toccatina, ancora si Aia. toccano però E chi è che questo penso era chi che ne trae vantaggio è il grande Totò. quello che dicevo prima, il tornantino, bisogna fare una traiettoria molto particolare perché se si sale con la gomma sul cordolo poi la macchina non gira più, si alza la ruota anteriore sinistra e non gira più. Quello che è successo a Tex è proprio questo e ha permesso poi a Totò di sopravanzare. Brava, bravo Totò, mossa molto astuta. Sì, poi devo fare anche le mie scuse a Totò perché non l'ho menzionato prima nei papabili della vittoria di questa sera, ma i fatti mi sa che mi stanno dando torto. Lo conosco da tanto, Totò, so che è un ragazzo veloce, che sa stare in pista e che spesso ha offerto veramente delle prove di alto livello, quindi me lo aspetto anche lui insieme al duo di testa, a Tex, lì per tutta la gara a battagliare per il gradino più alto del podio. Sì, adesso diciamo che non si deve far prendere molto dalla foga del momento, deve essere un po' più attendista, insomma, quello che non è stato Tex che appena ha visto il varco ci ha provato, anche giustamente, diciamo perché l'occasione c'era, si era presentata, poi quella leggera toccatina lì con Feck non gli ha permesso poi di passare, anche perché era all'esterno. Era davvero difficile provare un attacco lì al tornante. Però vedo che si è ripreso subito. Adesso è lì vicino a Totò che non esce molto bene dal. Sono lì, sono Dalla tutti curva molto Casinò. vicini. Sì. È un po' anche stanno rinvenendo il duo Cree e CTR che sembrava avessero perso un po' il passo dei primi, ma piano piano forse anche loro hanno fatto un conto di non stressare troppo le gomme. E chissà che per il proseguo della gara questa tattica non si dimostri anche nei loro confronti Sì, io credo anche che vincente. Snake abbia in qualche modo seguito il mio consiglio di andare un po' più piano, infatti il passo che sta tenendo adesso di circa 2 minuti al giro non è proprio dei migliori, però gli permette di mantenere la macchina in pista, di essere costante, non sbagliare. Permette anche agli altri di star vicino, ma come abbiamo visto prima, il sorpasso è molto molto Certo, difficile da effettuare. Quindi lui adesso è in una qua la situazione di. Raskas, vediamo. Questo sarà secondo me un punto che poi nel proseguo della gara sarà molto molto determinante per i sorpassi, perché si presta un po' a osare un po' di più, ecco. Se si esce dalle piscine, la Raskas è un punto dove ha sempre agevolato un po'. Oh, i piloti sono sempre sentiti un po' più sicuri nel tentare anche qualcosa di più del lecito. Ah, Attenzione attenzione al Fek, curvone di attenzione Feck che Fek, colpisce il muro, attenzione forse rompe Fek, la sospensione. attenzione Fek, primo colpo di scena del top driver, Probabilmente ha rotto attenzione la Fek, sospensione. non Sì. ci voleva un errore così, forse dettato più dalla disattenzione che non dal, perché era in assoluto controllo. Accidenti, accidenti, non ci voleva.
Seguiamo per il momento là davanti, ma terremo da conto FEC per vedere se rientra i box Fec andrà per le sicuramente, riparazioni. credo che andrà sicuramente ai box, perché spera un po' La in un macchina recupero. sembrava veramente, veramente danneggiata in modo Sì, abbastanza sicuramente c'è stata pesante. la rottura della sospensione. Accidenti. No, Ci non ci toglie voleva questo. veramente un gran pilota. Peccato, peccato. C'è stata molta sfortuna perché forse ha trovato un punto in cui la barriera ha trovato uno spigolo e è andata a impattare lì all'esterno, ha rotto la sospensione. Andiamo subito da FEC, vediamo se dovrebbe essere ancora lontano, Tanto se anche appena le acque Sampa dovrebbe minerali. aver fatto un errore perché Oh, si di gira nuovo ancora. FEC, è proprio la È in macchina. Attenzione, difficoltà, sì. È eh sì. piena difficoltà. Macchina che gira tutta. Sì, entrerà sicuramente ai box. Tanto vedo che anche Samp ha fatto un tempo altissimo, magari si. Probabilmente si è toccato, Ecco ha qua, fatto come qualche detto, testacoda. andiamo a vedere al momento un look su Kaiser. È un Kaiser un po' sottotono questa sera, me Sì, lo aspettavo un po' più incisivo un po' in balia della macchina, molte difficoltà anche durante la settimana, mentre Luca è stato uno dei pochi a mantenere un passo molto costante durante le simulazioni, ha portato sempre a termine tutte le gare che ha fatto. Si è messo Vedi, davvero d'impegno. l'età conta, l'esperienza. Ecco, vediamo che Kaiser un po' sulle barriere, infatti esce molto piano. Dalla E vediamo qua possibilità sotto anche a il Luca, tunnel di affiancarsi, vediamo come probabilmente sarà. tocca sì un pochino il muro, ha perso un po' di velocità, non riesce ad affondare la staccata qui su Kaiser. Purtroppo la macchina non ha quasi aderenza e sull'unico curvone veloce lì non è riuscito poi ad affiancarsi proprio perché la macchina gira poco. Sì. Bene, adesso direi di ritornare là davanti che il gruppetto si è Intanto FEC si è ritirato, ricompattato. se a quanto pare, non lo vedo più in classifica. Aspetta che mettiamo la mappa, vediamo se dovrebbe esserci un puntino. No, forse non vedo nessuno. Ah sì, ai box, fermo là il puntino blu. Che dispiacere, Peccato, no, peccato mi davvero dispiace perché veramente tanto, mi dispiace. sembrava avere qualcosina in più su Attenzione, Snake. attenzione, l'attacco di Cree su Tex. Porta all'esterno, ma saggiamente decide di No, alzare il piede. sì, come dicevi tu qua, comunque tenere giù il piede e portare l'attacco fino alla fine. È veramente difficile a questo punto della gara, giustamente sembra anche un po' inutile visto che Sì, bisogna sono tutti mettere da parte attaccati. l'orgoglio Esatto, e esatto. cercare meno l'impresa eroica e star più in pista, ecco. Però Kree non demorde, rimane lì attaccato vicino a Tex. Eh Intanto sì, Cree è un gran mastino, Cree non non molla, non molla il molla. colpo, no, no, vai, neanche a pensarlo. E credo che Tex ne sia sicuramente consapevole, anche se adesso fa Va un lungo. leggero dritto ed Forse ha è preso no, penalità, chi mantiene lo la sa. posizione. Vediamo adesso se. Sembra che abbia rallentato, quindi sta scontando adesso Per la penalità, scontare, sì. però basta che non danneggi il suo compagno di squadra. Sì, adesso si fa Infatti, sotto CTR. si sono staccati un po' dal gruppetto, dal terzetto di testa.
Vediamo Totò anche. Totò che pian pianino lì si è avvicinato sempre di più alla vetta, ha sfruttato gli errori altrui, adesso lì è secondo. Davvero sta facendo una buona gara. Sembra Infatti, voler guarda, hanno girato qualcosa anche sia di lui che più. Tex mezzo secondo più veloce di Snake. Attenzione, è uscito bene Tex. Sì, ancora una volta all'esterno. Ma Anche anche Tex lui, giustamente, decide. Sì, questa è una giustamente. curva davvero molto molto difficile da fare in quel modo lì, non si può passare in due. Esatto, diciamo che è più un'azione di disturbo che non un Si reale perderebbero attacco. molti molti decimi in quel caso. Tanto vedo come i tempi di tutto il gruppo sono molto molto vicino. Testimonianza del fatto che Snake sta facendo più un lavoro di molto più conservativo, ecco, non sta spingendo più di Ma quello che forse potrebbe. è anche una tattica per aspettare i propri compagni di squadra che, sai, possono sempre dare una mano in bagarre. Più si è meglio è, soprattutto se si fa parte della stessa squadra, no? Quindi, secondo me, Snake sta veramente interpretando la gara in una maniera perfetta. Sta sì amministrando, diciamo, le gomme, però, secondo me, anche con un occhio ai tempi, in modo che dia l'opportunità a Cree e a CTR di rientrare e poi vedere di mettere in difficoltà i vari Totò e Tex per poi fare un gran slam Sì, della squadra, certo. insomma, pensare di fare primo, secondo e terzo, secondo me sarebbe veramente un colpaccio per la squadra che già, se non sbaglio, è già prima in classifica. Attenzione, un'altra Sì, macchina sta uscendo dai ferma. box qualcuno. Credo sia Marcolino. Sì, dovrebbe essere Marcolino. Appena uscito dai box, Vediamo. magari ha colpito. Ha avuto qualche danno ed è rientrato. Intanto Cree sta recuperando. Non ci ha Cree messo ha fatto molto a il giro più riprendere il veloce gruppetto. del terzetto con subito dietro CTR e poi a seguire gli altri tre. Come detto, sì. Ah, attenzione, qui Attenzione, si 4. No, toccano. Ah, peccato, peccato. no, 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 un grande. Totò ha Vediamo voluto. È com'è. riuscito a star davanti? No. CTR alla fine. Ahia. Attenzione, anche Cree di non Ora su si Totò. toccano. Accidenti, che due curve. Attenzione, Cree a muro. Speriamo che non abbiano subito particolari danni, altrimenti sono altri due protagonisti della serata che è una fase concitata della Sì, c'è stato molta, ci sta molta un po' di confusione. caos. Sì. Totò ha fatto forse quello che Purtroppo. non doveva fare in quel momento, infilarsi lì su Sì. Snake, Snake gli ha aperto la porta e lui non ci ha pensato molto, ha provato a infilarsi ma non c'era lo spazio lì. E poi Esatto, Tex non ha da lì. potuto evitarlo, l'ha colpito. Di tutto questo ne ha tratto vantaggio CTR che adesso è lì secondo. Ed è il diretto rivale di Snake, vediamo Sembra che se. ne sia uscito anche senza danni, perché sembrava fosse uscito bello Sì, liscio. quello Mentre che dovremmo forse valutare Totò, Cree e Cree e Tex. Totò, sì, potrebbero aver subito qualche danno. Soprattutto E l'entrata poi di guarda, Cree su Totò al tornante è stato abbastanza e forte. quattro, il Contra, il vecchio Contra e Luca sono lì, Ah guardali. sì, si sono avvicinati. Sono Sì, molto vicini. i due vecchietti della compagine. La dimostrazione è che quando metto un vecchietto su una macchina vecchia. Sì, diciamo che è la combo giusta per loro, ecco. Sì. Riescono a Macchine dare il ignoranti, meglio. come si usa dire, no? Macchine ignoranti, i vecchietti vanno a nozze. Eh sì. Tanto
Luca, che ricordiamo, è riuscito a sopravanzare Kaiser dopo una lotta con lui. Anche perché Luca è uno tra i più veloci in pista a guardare il giro precedente, complice un po' anche il trambusto che è successo là davanti, ma alla fine Luca e Kuntra, insomma, stanno dimostrando che saranno anche loro da parte. Attenzione, là davanti vedo una macchina Totò Totò affiancato a viene. CTR. Speriamo No, che Cree. questa volta Mi pare che sia Cree. Sì, è Pacri. passato Cree. Ah, è Forse. passato Cree. Probabilmente ha qualche danno che lo fa perdere Un po' si velocità. vede la macchina di Totò, sì, un po' danneggiata all'anteriore sinistra. Magari perde qualche chilometro sul rettilineo. Infatti lo vedo un po' in difficoltà lì. Eh sì, secondo me ha problemi anche di sterzo. Secondo me quella botta gli ha compromesso un po' la stabilità della macchina sulle sospensioni. Non lo vedo più così. Visto una macchina molto nervosa il tabaccaio. E questo ha avvantaggiato Snake e CTR, che hanno creato un piccolo solco tra i seguitori. Però quello che avevo pronosticato io, la squadra Gold nelle prime tre posizioni, Si sta quasi non vorrei concretizzando, dire ecco. più altro perché sennò poi dopo so già che la gente mi maledirà. Non faccio più Tanto ci nessun sono altro delle lotte lì dietro prono. tra Tex e Totò, ancora molto Eh vicini, sì, Totò però. purtroppo mi sa che è veramente in difficoltà con la macchina. Credo che sia quello che del trambusto dei due giri precedenti è quello che sembra abbia pagato di più in termini di prestazioni e di danni alla macchina. Attenzione, una leggera toccata di nuovo. Mentre chi ne ha fatto spese in termini di posizione è stato Tex, che ne ha perse altre due nei confronti di Chris, di Cree e CTR. Oh, attenzione, vedo il Kuntra retrocesso, Kaiser Magari addirittura si sono davanti sia toccati, mi Kuntra sa Luca e Kuntra si sono e toccati. Luca. Ah, accidenti, abbiamo perso anche lì un momento. Magari si sono toccati a. C'è stato un testa coda, forse. Peccato perché potevano secondo me gestire meglio questa fase. Stavano rientrando sul gruppetto di testa e sembrava insomma che avessero un po' la situazione sotto controllo. Cioè, pensare poi di sopravanzare in questa fase sì, è assurdo perché hai troppe macchine davanti, non ha Sì, senso. Devi un po'. Siamo appena a metà gara e alla fine magari le occasioni da qua alla fine ce ne saranno perché vedo che tutti i piloti sono un po' più in difficoltà e quindi sai, sì, però purtroppo erano in non lotta, abbiamo quindi visto il penso motivo. che c'è stato forse qualche errore o da parte di Kuntra o si sono toccati, ecco. Credo sia successo questo. Eh sì, intanto dai tempi vedo che Cree, Totò e Tex stanno facendo di tutto per rientrare sul duo di testa che stanno girando leggermente più piano, però come dicevi tu giustamente questo può avere degli effetti negativi sulle gomme a lungo andare, quindi sì, sarà bello. Vedo, ancora si Attenzione, un'altra toccano. toccata, Aia. accidenti. Ah, Ah, eccolo accidenti, qui. in testa coda Totò. Ah, mi sa che questa volta. Ah, il Accidenti, Totò sbaglia no! però. Totò e rientra un po' fondazione, un po' così. Accidenti, accidenti. Questo Sarà ne da fa rivedere le questo spese il qui. suo compagno Kaiser. Non La ci voleva foga l'ho anche per fatto girare troppo Kaiser. Sì. presto. Chissà che botta adesso. Adesso credo che anche Totò abbia la macchina completamente distrutta. Anche Tex, ho visto che nel contatto forse qualche danno l'ha preso nel primo Andiamo a contatto con vedere, Totò. andiamo a vedere. Ma la In macchina realtà sembra abbastanza. sembrerebbe tutto a Vediamo posto. adesso.
Vediamo adesso se Tex ce ne ha per rientrare sul terzetto ormai dei Gold. Tanto Accidenti, si mette veramente bene si è per... ritirato Samp. Anche Samp ritirato. Serata no, anche per lui, peccato. Bene. Purtroppo si era già pronosticato fin dall'inizio della gara che sarebbe stata quasi una gara di eliminazione. Sì, peccato però perché un paio di occasioni potevano stare un po' più accorti e quindi avrebbero sicuramente mantenuto la macchina più integra e ne avrebbe anche giovato più lo spettacolo, soprattutto per il gruppetto di testa. Però sai, è facile quando si è seduti sul divano, no? E non si ha a che fare con questa belva. C'è Attenzione, una questa macchina. macchina qui girata. Penso che sia, vediamo se era Marcolino. Sì, si tratta Sembra di sì, di no? Marcolino. Anche la sua macchina la vedo pesantemente danneggiata. Fa passare tutti. Consapevole Eh sì, forse era del lui, fatto che sì, ormai era la curva casino. non essendo più in lotta per nulla. Ha lasciato Intanto là passare davanti i suoi hanno un avversari. po' il duo di testa alzato un po', cioè vanno un po' più veloci. Vediamo, secondo me vogliono dare il strappo finale per mettersi poi in tranquillità e gestire poi l'ultima parte della gara. Adesso vediamo solo se Tex ne avrà per rientrare su Cree. Però Cree non è uno facile da sorpassare, non è uno che lo puoi così arrivare sotto e passarlo come se niente fosse. Secondo me, se Tex ha già sudato 7 camicie questa sera, ne dovrà sudare altrettante solo per sopravanzare Cree. La vedo un'impresa molto ardua per lui. Intanto, secondo me anche Kaiser da quella botta, perché gira in 2.04, quindi mi sa che anche Kaiser per la serata oramai deve solo cercare di gestire il vantaggio che ha sul gruppetto Totò, Kuntra e Luca e niente, è portare a casa più punti possibile per la sua squadra. Peccato perché Totò e Kaiser erano insieme e quell'incidente tra compagni squadra veramente non ci Non ci voleva. volevano. No, no. Infatti si mettono male le cose per il team Nuvolari che ha perso già Samp, poi quell'episodio con Totò e Kaiser forse gli hanno fatto perdere l'occasione per raccogliere qualche punticino in più. Chi invece sta facendo del proprio meglio è il team Villeneuve che con Snake, CTR e Cree hanno il monopolio del podio adesso in questo momento. L'unico che può insidiarli in questo momento è proprio Tex, che però si vede in una posizione abbastanza svantaggiosa, ecco, per poter passare. Attenzione, che rischio di Tex. Poi anche la squadra Schumacher non è messa bene questa sera perché Fek si è ritirato. Anche Dapp si è Kuntra, ritirato. Dapp si è ritirato. Evo è in decima posizione, e il Kuntra è lì in settima posizione. Secondo me è a caccia di Totò in questo momento. Però anche Tex, vediamo se vado un momento sul Kuntra. Sono le acque minerali, vediamo. Totò è palesemente in difficoltà, Totò. Il Kuntra sembra che abbia la Che macchina pare che Totò messa molto meglio. non ha voluto fermarsi in box per riparare la macchina. Forse i danni che ha non sono così tanto gravi, però
qualche difficoltà la sta avendo. I tempi parlano abbastanza chiaro, infatti No, fa guarda, passare. proprio. Allora andiamo su Tex, che era la caccia di Cree. Aspetta che vado a vedere. E Cree ha un secondo di penalità. Al momento quelli con le penalità sono Cree un secondo, Kuntra 2 secondi e Evo 5GT un secondo. Probabile che Cree stia provando a mantenere questi distacchi nei confronti dei primi due per non permettere a Tex di avvicinarsi al duo di testa in modo da non perdere tanti punti in classifica, ecco, perché avendo la Sì. penalità e magari pensando ad un eventuale attacco di Tex, poi potrebbe anche insidiare i primi due, ma con questo distacco rende tutte le cose più difficili. Sì, è una bella, cioè un'ottima strategia di gara. Oltre che magari risparmiare un po' le gomme per poi dopo aver mettersi al sicuro gli ultimi giri, no? E per difendersi fino alla fine da un arrembante Tex. Anche perché quello che gira più piano crea al momento. Attenzione! Invece ce la fa Tex. Anche Cree non è che abbia Forse sì, anche opposto lui una grande una, ha qualche secondo me. problema in rettilineo di velocità. Perde, anche Forse adesso anche perde lui nei molto. vari contatti, nelle varie cose, lì nei momenti concitati, probabilmente ha visto che stava portando le gomme forse un po' troppo, stava usurando troppo le gomme, ha detto forse è meglio che faccio riposare un po', così anche lui adesso si mette a studiare il buon Tex, Tex che che adesso però mi sembra proverà a che dare abbia il già massimo, preso. però la Eh macchina sì. E qui infatti è al già tornante non sparito. gira. Preso No, male il no, tornante, quindi vedo un Cree veramente in grande, grande difficoltà. forse qualche Proprio. problemino con la macchina. Tu pensi che ci siano dei danni, delle cose che È non gli probabile permetta la macchina che nel di. contatto con Totò ci siano stati dei danni. Però non c'è da escludere anche l'usura delle gomme. Quella, anzi, potrebbe anche essere ancora più plausibile come ipotesi. Allora andiamo a seguire ancora Tex che adesso si è messo alla caccia del duo di testa. Vediamo adesso nei prossimi giri quanto riesce a spremere la sua BMW 2002 Turbo. Vediamo se ne ha per. E Ha già vediamo recuperato soprattutto 6-7 se decimi su 2 di testa. i primi due risponderanno ai tempi di Tex. 58,7 da parte di Tex, il più veloce in pista. Mamma mia, un secondo ha rifilato il due di testa. Accidenti. Vediamo se nei prossimi 5 giri riuscirà a mantenere questo ritmo, perché la domanda è lì. Sì, questa può Riusciranno le essere gomme 4 stagioni un'arma a doppio a taglio. tenere? Il fatto di spingere troppo potrebbe portarlo all'errore. Tanto anche CTR sta perdendo un po' di terreno su Snake. Mi sa che Snake ha deciso di dimostrare a Tex che insomma lui stasera sta facendo un altro mestiere. Sì, è stato in gestione fino adesso, magari in questo momento vuole dare il colpo di frusta e anche quel colpo psicologico a tutti gli avversari in modo da Sì. fermarli e non fargli recuperare Attenzione nulla. Tex, Tex accidenti, ha tocca, preso un po'. c'è del danno.
c'è un po' di danno. Peccato. Questo, come dicevi tu, secondo me Tex ha sentito subito questa risposta immediata di Snake e ha cercato di spingere la macchina oltre il permesso. Purtroppo sembra che al momento ne abbia fatto un po' le spese. Sì, purtroppo sembra quasi matematico che una volta che spingi con la macchina non riesci poi a mantenere il passo per continuare a mantenere quei ritmi e vai a fare un errore, ecco. Infatti, adesso ne ha persi 2 di secondi Tex da 2 di coppia. Ma diciamo che tutto sommato adesso è Cree. Tex è nella posizione che ha 4-5 secondi del 2 di coppia e ha 4-5 secondi Cree dietro. Quindi secondo me a 4 giri dalla fine, 4 giri e mezzo dalla fine, sarebbe bene che si mettesse lì in modalità porto a casa la terza piazza del podio. Ha fatto una grande, grande prestazione. Peccato solo che è rimasto coinvolto in quel tafferuglio a metà gara tra Totò, Snake, Tex, Cree. Che ha tolto poi dopo un po' di spettacolo, togliendo dei piloti validi. Ma così Sì, sono queste gare qua. Purtroppo tu l'hai po'. detto e l'hai ripetuto parecchie volte questa sera. Stasera la combo circuito macchina poneva le basi per una gara veramente a eliminazione, così è stata. Abbiamo perso un sacco di bravi piloti, tanto per citarne uno, Fek, e poi Samp, Kaiser in grossa difficoltà con la macchina parecchio danneggiata, anche lui diciamo coinvolto in qualche toccatina di troppo, Totò, insomma un po' tutti, dai, diciamo che solo Snake e CTR sembrano che siano rimasti fuori da tutte le beghe. E onore a loro per la loro grande, grande, grande gara. Sì, un po' tutti hanno pagato l'eccesso di fuoco in qualche modo, tranne CTR Snake, che sono riusciti a rimanere costanti per tutta la gara e i Guarda, risultati stanno pagando. andiamo a dargli anche a loro il giusto tributo perché li abbiamo un po' snobbati durante la sera, soprattutto CTR non ha avuto grande, anche se è stato sempre lì nelle posizioni di vertice, ma l'abbiamo nominato poco e credo che gli ultimi 3 giri se li meriti tutti. È stato il più attendista di tutti e ha colto l'unica occasione che ha avuto in tutta la gara e l'ha sfruttata al 110%, ecco. Sì, ha fatto veramente un gran bel risultato, sfruttando, come dici tu, l'unica finestrella che gli si è aperta durante la gara, lui l'ha colta e ha massimizzato veramente il risultato. Grande, grande CTR, se lo merita perché anche lui è molto bravo, sempre corretto, insomma è un piacere stare in pista con lui. Sì, molto, molto veloce, quando arriva il momento che conta, lui c'è sempre. Sì. Intanto vedo che Chris si è allontanato molto da Tex, Infatti vedo. anzi viene addirittura Anzi. insidiato da Kaiser dietro. Due sono molto vicini. Infatti si vedeva un Cree troppo, troppo in difficoltà. C'è stato forse un Vedremo poi. testacoda per Cree. Adesso Penso. magari le gomme non tengono più. Frena anche Niente, vedi. prima, non, non
non usa Sì, un neanche Cream la staccata. molto molto in difficoltà. C'è da vedere se riuscirà Gunther in questi due giri ad A farsi sotto, avvicinarsi. dici? Sì. La vedo dura perché i Attenzione, tempi sono più Kaiser o un meno po'. quelli, però. Sembra che Cree abbia fatto qualche errore nel giro precedente. Eh sì, 2-12 contro il 2-2, sicuramente un testacoda, un lungo, qualcosa che l'ha portato veramente a perdere quei 10 secondi. Andiamo subito sul contro per vedere subito. Ma guarda, guarda, arriva. Non sembra Sì, che Chris sia è in vicino, condizioni di Cree non ce la fa resisterli. più. Forse le No, gomme, no. forse la macchina, o Ma sì, forse un sembra po' più una tutte e questione due. proprio di motore. Cioè che Kuntra recupera molto sul dritto, magari la macchina non traziona più e ne risente poi in fondo al dritto, oppure c'è qualche proprio danno dell'aerodinamica che gli fa perdere chilometri importanti che si fanno sentire sul dritto Sì, poi. sarà molto interessante poi scoprirlo nei report di gara. Poi, Tanto CTR si peccato perché anche Cree. avvicina a Snake, adesso sono a mezzo secondo quasi. Attenzione, il Dove anche contro, vediamo se Kuntra. qua porterà l'attacco. No, è uscito un po' male, ma però non ce ne ha. Cree non ce ne ha Vediamo per se distanziarlo. riesce Forse ad questo giro attaccarlo qui riesce. sul dritto. Attenzione. Esce ancora una volta Marcolino dai box. Attenzione, qua il contro, vediamo se ce Esce un ne po' meglio, però Cree vuole mantenere la posizione. È molto difensivista, Cree, proprio. No, che non si vede spesso un Cree così in difesa, eh? È più. Fa strano vederlo in queste condizioni. E si vede che Contra ne ha di più, sta girando in 2.04 quando prima è un passo sul 2.02 e 2.01, mentre Cree ha Sì, ma fatto ancora un anche Cree. 2.08. Sì, senza errori perché l'abbiamo seguito tutto il giro, quindi è proprio lui che non ce ne ha. È quello che sta girando insieme a Totò il più lento in pista. Attenzione, il contro è qua, perde un po' la macchina, complice un po' la difficoltà di tenere le macchine nella scia. Saranno veramente sui cerchioni questi poveri piloti. Ormai siamo al 23° giro. Anche qua, vediamo se qua la Rascasse, come dicevo prima, il Contra userà qualcosetta in più. Traiettoria diversa. Ecco, vediamo. Molta, molta poca trazione da parte di Cree. Niente, il Però qui Contra non prende riesce un a po' troppo le trovare. distanze. Magari se riesce ad uscire meglio qui. Iniziamo l'ultimo giro. Testa si è addirittura riuscito a migliorare i tempi rispetto all'inizio della gara. Sì. Sono gli unici che adesso girano sotto i 2 minuti, testimonianza del fatto che sono riusciti a gestire molto bene le gomme,
passo che tengono adesso è di tutto rispetto, Sì. soprattutto in queste condizioni. Eh sì, non si direbbe che sono già passati 50 minuti di gara. Vediamo qua, poi andiamo nel duo di testa a rendere il giusto omaggio a loro. Mettiamo Se questa fosse la mappa, sia vediamo dove l'ultima occasione sono. di... sono No, appena passati. sono già passati. Cacchio. Scusate, ma non è che... Allora rimaniamo su loro per vedere qual... L'unica battaglia che c'è in pista rimasta. Vascas. Niente da fare. Cree, diciamo che si è liberato in questo momento Ecco qua il di una nostro grande vincitore, sofferenza. Snake, grande Snake, è davvero grande, grande, bravissimo. Come detto prima, è stato il più bravo a mantenere un passo costante. Ha fatto un ultimo giro in 58,2, che dimostra il fatto che sarebbe potuto andare molto, ma molto più veloce di quanto poteva. Invece è stato lì a mantenere un passo costante senza fare errori. Bravo anche CTR, che ha colto l'attimo ed è un ottimo secondo riuscito ad posto. arrivare secondo, sì. Sì, veramente bravi, bravi a tutti quanti in ogni caso, perché solo per aver portato a termine sta gara già dimostra la qualità di questo gruppo. Come ho sempre detto, qua ci sono veramente una scelta di piloti di altissimo livello con cui ho avuto piacere per tanto tempo, per tante gare, di confrontarmi ed è sempre un piacere, insomma, poter confrontarsi con piloti di così alto lignaggio. Bravi. Sì, veramente molto bravi. Adesso inviterei i primi tre per passare alle interviste. Magari ecco. Ci sentiamo appena arrivano i ragazzi in party. Eccoci qui ritornati. Adesso siamo con i piloti. Partiamo da Snake. Raccontaci un po' la gara. Complimenti. Hai fatto una gara magistrale. Raccontaci un po' com'è andata. Certo, infatti guarda, lo immaginavamo perché si è visto veramente l'intensità che questa sera richiedeva sia fisica che psichica per tenere a bada in un circuito del genere una bestia di macchina come questa. Poi purtroppo CTR non c'è, quindi passiamo a un Tex che è stato anche lui sempre in palla questa sera, sempre lì. Purtroppo ha subito un po' quella fase concitata di metà gara in cui Totò, a nostro avviso, si è fatto prendere un po' troppo dalla foga e aveva innescato tutto quell'incidente che poi ha determinato un po' lo sgranarsi del gruppetto e secondo noi anche poi ha determinato per parecchi piloti dei danni notevoli alle macchine che non gli hanno consentito
di esprimersi poi al meglio. Ma Tex, raccontaci tu, dai. Sì, l'hai detto giusto, praticamente sì, mi sono trovato dietro a Toto perché tamponando FEC siamo andati larghi e lui mi ha passato e dietro di lui si è girato due volte l'ho centrato, la seconda sì, è un po' stretto ma sono stato là perché non l'ho passato. Dopo è stato tutto un cercare di non scaldare troppo le gomme e arrivare alla fine, Sì, ti abbiamo visto che a un recuperato. certo punto stavi rientrando sia su Cree che anche così anche sul gruppetto di testa, il duo, però poi dopo hai preso un po' nella variante fuori dal tunnel, lo spigolo, e da lì penso che hai detto aspetta, aspetta qua che mi metto in modalità terzo gradino del podio e boh, se Eh sì, il no... problema è che puoi anche andare a prenderli, li vai a prendere perché non stavamo tirando, però più tiri, più le scaldi e dopo va a finire che ti parte l'elettro e vai a muro come ho fatto io. Ecco, e così arriviamo a Cree, che veramente abbiamo visto un Cree come poche volte lo si vede, cioè in grossa difficoltà, in traiettorie difensive, su un contra per di poco, a dir poco arrembante. Quindi noi abbiamo supposto che anche tu avessi avuto prima un po' di problemi in quel tumulto di incidente che c'è stato, e poi qualche cosa che ti ha impedito di esprimerti nella seconda parte della gara, come siamo abituati a vederti, insomma. Un Cree Sì, che prende 40 ma secondi non è usuale, ecco. capita se fai gli errori. In pratica il primo errore è stato fare una brutta qualifica. In secondo luogo poi in questa gara qua non riuscivo a tenere un ritmo sufficientemente veloce per non scaldare le gomme e quindi mi accontentavo di arrivare terzo, quarto. Il problema è che a 5 giri dalla fine, 6 giri, mi sono girato la prima curva da solo e dopodiché probabilmente avrò pizzicato un po' il guardrail e ho storto la sospensione oppure rotto la sospensione e ho pensato solo a difendermi da Kuntra che continuava sempre a avvicinarsi sempre di più, però non affondava per paura di fare ancora più danni. Andata bene così che Kuntra è onesto, Un usa la gentleman, testa, diciamo. usa la testa e quindi abbiamo finito la gara insieme. Bene, bene. Quindi non ci resta altro che adesso sentire dalla viva voce di Kuntra, insomma, sì, come anche lui ha vissuto questi 3-4 giri. Insomma, quando ti vedevi un Cree lì davanti a portata, insomma, penso che ci hai creduto, dai. Ma allora, innanzitutto complimenti a tutti perché è stata una gara veramente incredibile. Solo credo che chi ha provato in questa settimana a prepararla si rendeva conto come ci si doveva approcciare stasera. Quindi complimenti vanno a tutti incondizionatamente, a cominciare naturalmente da Snake che è andato a podio. Con Cree è stata una battaglia bella, però chiaro, lui era azzoppato, fosse stato in condizioni ottimali, no, probabilmente non sarei stato lì. Però insomma, come ha detto lui giustamente, credo che la pista aiutava chi era davanti, lui si è difeso correttamente, io un paio di volte c'era un mezzo buchino dove infilarsi, però come mia buona abitudine ho detto, per me è una bellissima posizione questo sesto posto, anche se è stato un peccato perché quando mi è arrivato ero sempre dietro accodato ai primi, giustamente non facevano un ritmo altissimo perché scaldando le gomme l'auto perdeva in performance, ma soprattutto rischiavi di toccare, quindi ero in coda ai migliori. Poi è arrivato Luca di Gran Carriera, ha visto un mezzo spiraglio, mi ha toccato e ci siamo girati tutti e due a Mirabò. Poi però correttamente mi ha lasciato spazio, ma ormai i primi erano andati, per cui ero contentissimo della posizione che avevo, non avevo nessun danno sulla macchina, dimostrazione che avevo fatto una gara regolare. La battaglia con Cree è stata bella, ma tanto di cappello si è difeso correttamente. Più che altro avevo paura che girando 4 secondi più lenti non arrivasse Luca sotto, perché con quei 2 secondi di penalità avevo problemi. Chiudo semplicemente con questa cosa. Ringrazio voi due, Vince e Maccia, che questa sera siete stati così disponibili a fare questo commento e questa diretta della nostra gara. E veramente a nome mio e di tutto il gruppo, un grazie per la vostra disponibilità e cortesia. Grazie a questi gesti possiamo permettere di
divulgare le nostre gare sui canali di Fit, quindi un grazie a voi per la serata. Bene, non... Vince, vuoi dire tu prima? io posso solo che ringraziarvi di avermi chiamato a questo punto, perché mi sono veramente divertito, la serata è stata bella intensa e spero che io e Vince abbiamo fatto un bel lavoro, non lo so. Ne siamo convinti. È un bel lavoro di riascoltare tutto. Esatto. Anch'io vi ringrazio. Grazie, per tutto lo spettacolo che avete dato, è stata una gara abbastanza drammatica, è stato un piacere commentarla con Macia, qui faccio i complimenti e niente, un saluto a tutti, ci vediamo nelle stradine della Scozia prossima settimana, anche questa sarà una gara molto difficile con una macchina molto potente, un circuito non per niente facile, quindi non mi resta che salutarvi e ci vediamo la prossima settimana.